Buongiorno mamme, ciao bambini e ciao bambine. Sono l'educatrice Fasone Rossi dell'asilo nido Peter Pan. Oggi vorrei rappresentare tutto il mio nido, le mie colleghe educatrici, gli ausiliari e anche le cuoche. È un periodo brutto per l'Italia, per noi tutti. Dobbiamo tenere duro e dobbiamo stare a casa. Andrà tutto bene. Io oggi, care mamme, vorrei proporvi un'attività da fare voi a casa insieme ai vostri bambini. Noi in asilo avevamo cominciato insieme ai bambini a seguire un progetto didattico del nido che era sul mare, appunto, come tema aveva il mare. E questo per tenerci in linea col progetto del comune avendo aderito a Panormus. Il materiale che servirà per questa attività è del materiale che sicuramente voi troverete a casa ed è un semplice dentifricio e della maizena o farina di mais, così chiamata. Dall'unione di questi due materiali creeremo una pasta che sarà molto semplice in impastare, dove da questa pasta appunto creeremo delle piccole forme di oggetti riguardanti il mare. Quindi mettete del dentifricio in una ciotola e aggiungete la farina di mais. La farina di mais si aggiunge fino a quando appunto il dentifricio l'assorbe totalmente. Si arriverà al punto che si creerà una pasta simile alla pasta di pizza o alla pasta di sale. Io per insomma andare avanti col lavoro già ho impastato questi due materiali e ho creato infatti questa formina di pasta che come vedete è molto maneggevole, è molto molle insomma. Mettetela su una spianatoia, un tagliere che voi sicuramente troverete a casa. Con l'aiuto di un mattarello, ma se non avete il mattarello, prendete un bicchiere come sto facendo io perché non me lo trovo. Spianerete questa pasta. Ha un profumo bellissimo di menta e quindi i bambini, anche se la mettono in bocca, non succede niente perché non gli farà male. Dopo averla spianata, infatti, io a casa ho ritagliato delle formine di pesce che ho trovato a casa, ma voi potete crearli anche a mano, non ha importanza, creare delle stelle da marine, delle conchiglie, dei pesciolini. L'importante è poi poggiarli sulla pasta e insieme ai vostri bambini, con l'aiuto di un coltello, attenzione alla punta, ritagliare queste formine. Nel momento in cui taglierete queste formine, si essiccherà l'aria e diventeranno molto dure. Conservate queste formine di pesce o di stelle, perché quando ricomincerà il nido e mi auguro al più presto possibile ritornare alla normalità, farete portare tutte queste cose ai bambini al nido in modo tale di continuare e non perdere, insomma, il nostro progetto in asilo. Io ho terminato l'attività, mi auguro che sia stata un'attività piacevole, molto fresca perché dall'odore c'è molto odore di menta e quindi fatela insieme ai vostri bambini per intrattenerli un pochettino. Io vi saluto, vi abbraccio forte e mi auguro di abbracciarvi ancora più forte di persona. Ciao mamme, e un bacio bimbi e un bacio bimbe.